Nel terzo percorso del nostro straordinario viaggio nella letteratura tra la fine dell'Ottocento e gli anni zero, approfondiremo un tema che abbiamo in parte affrontato parlando dei fiori del male di Charles Baudelaire, in particolare di Corrispondenze. Il poeta e la natura, o meglio, il poeta di fronte al mistero della natura. In Corrispondenze, ma non solo, il poeta francese anticipa molti aspetti di un fenomeno culturale e artistico che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento mette in crisi l'ideologia positivista, il decadentismo. Il nome stesso contiene in sé l'idea del tramonto di un'epoca, quella dell'Ottocento e in particolare del secondo Ottocento, fondata su una visione granitica senza crepe della realtà, sulla fiducia ottimistica nel progresso, alimentata dalla fede laica nelle potenzialità della scienza e dello sviluppo tecnologico. Con la filosofia dissacrante di Nietzsche, la scoperta dell'inconscio da parte di Sigmund Freud e la teoria della relatività ristretta del fisico Albert Einstein, tramonta definitivamente la cultura delle certezze propria dell'Ottocento e si afferma una visione della realtà che Baudelaire aveva anticipato proprio in Corrispondenze. Nulla è definito una volta per tutte, tutto è sfumato, relativo e conoscibile solo in parte. Insomma, la realtà torna ad essere un mistero che la scienza può certamente sondare, ma che non è in grado di esplorare in maniera totale, né tantomeno di dominare sempre e comunque. È in questo quadro generale che si inserisce il tema del terzo percorso, il poeta e il mistero della natura. Ci soffermeremo essenzialmente su due aspetti. Primo aspetto, come il poeta definisce se stesso, il proprio ruolo e la propria arte anche in rapporto alla natura. Secondo aspetto, come egli concepisce la natura in un'epoca in cui, anche a causa dell'urbanizzazione capillare e dello sviluppo tecnologico industriale, il contatto diretto e profondo con essa è di fatto impossibile o è limitato a esperienze brevi e circoscritte, a singoli momenti. Analizzeremo i testi più significativi di tre poeti che hanno segnato a vario titolo, un po' come Dante, Petrarca e Leopardi, la tradizione lirica italiana. Da una parte Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio, che hanno contribuito in maniera decisiva al rinnovamento del linguaggio poetico della lirica italiana. Dall'altra Eugenio Montale, che ha attraversato i due modelli, Pascoli e D'Annunzio, per approdare a una visione moderna e problematica del ruolo del poeta e del fare poesia.